Nell'intervista di oggi di Corassan Design ho il piacere di avere qui un amico, Lucio Schiavon, illustratore e artista, a cui rivolgo come prima domanda una domanda facile facile. Chi sei Lucio? Perché sei quello che sei? Facilissimo. Intanto ti ringrazio per questa opportunità di questo dialogo qua da È te, un piacere. che è sempre un posto super accogliente e pieno di ispirazione. Il mio percorso artistico è come sempre una vocazione, che però nel tempo ho scelto. L'esperienza in giro per il mondo pian pianino ti porta, no, a scegliere la tua professione, che è un'altra cosa. La professione del creativo, quando diventa professione, diventa fatica. Ci sono anche delle questioni pratiche, Ci sono tutta una questione oltre alla pratiche creatività. che appunto, anche appunto da solo, le questioni pratiche sono quelle che faccio più fatica, ma non penso di dire una cosa così eretica. E di fatto mi confronto giornalmente con cose creative. Quindi tutto un lavoro legato all'immaginario, per poi appunto un secondo dopo di mo mi mandi la fattura quella. Ti ricordi che mi avevo messo a mandare il preventivo? E quindi questa cosa qui, questo lato B, questo B-side del mio lavoro, secondo me non è ben comunicato. Quindi è giusto, secondo me, spiattellarlo, perché comunque sia una responsabilità. Il creativo non è solamente quello che si alza, come tutti pensano, alle 10 di mattina o alle 3 del pomeriggio e dice: oh, oggi faccio una sedia nuova e il pomeriggio è pronta. Il creativo è un lavoro come gli altri e va alimentato con stimoli, come appunto i muscoli. Uno va in palestra, il cervello e la creatività va stimolata, va allenata. Appunto, quando vengo dentro al tuo negozio mi stimola sempre un po' la fantasia. Tu cerchi di favorire anche di autostimolarti, oltre all'input che ricevi chiaramente nel quotidiano, naturalmente. Sì, ma l'auto, cioè, sembra una cosa quasi sessuale, l'autostimolazione, no, è una cosa che viene continuamente dal catalogo che sfoglio, dal libro che vedo in libreria, dalle cose che vedo in rete. Forse non ho neanche più la scelta di non essere stimolato, nel senso che prima dell'epoca digitale leggevo una rivista, leggevo un libro a fumetti, e avevo come riferimenti quelle cose lì, o guardavo un film in videocassetta con tape. Avevo quei riferimenti, c'erano il libro, c'era il disco, quindi non avevo questi stimoli enormi. Adesso no, è quasi una bulimia di immagini continue. È talmente tanta, non so come dire, che il tuo corpo non può prenderla tutta e quindi non hai la possibilità di approfondire. Io a volte devo fare una cernita e dire cos'è che mi interessa, cos'è che voglio dire, perché poi alla fine il mio lavoro è capire quello che io voglio dire, quello che voglio esprimere, quello che voglio raccontare, perché quante storie ci sono da raccontare e non si sa farlo. E magari c'è chi ha l'opportunità di raccontare anche una cosa minima. È un po' questo, è la scelta. La scelta è la cosa più difficile. Quando hai tanto è come avere troppo poco, è la stessa cosa. Questo racconto lo fai chiaramente perché racconti la tua visione, no? È una narrazione di quella che è la tua visione, no? Del tuo essere poi, perché la tua professione è legata strettamente a quello che sei come persona poi, Sì. no? E chiaramente tu tieni particolarmente quindi a spiegare agli altri attraverso la narrazione visiva, no? Io penso che tu poi in base a quello che vuoi raccontare e narrare avrai appunto argomenti diversi, Sì. situazioni diverse, anche tue emotive che vai a raccontare. Io di recente in studio ho visto i tuoi ultimi lavori che mi sono piaciuti molto, quello del Ah, surfista mi ha affascinato, no? Ed è legato proprio alla tua esperienza personale in rapporto a quello che stava succedendo anche nel mondo in relazione al Covid, no? E certo. al tuo desiderio di andare a fare surf in Portogallo, che hai manifestato attraverso l'arte, no? Io penso poi che ci sia anche un aspetto interessante da raccontare. Qui, per esempio, ho quello che hai realizzato per me, e tu li porti spesso delle città, Sì. no? Diciamo l'ispirazione è anche una città ideale, in rapporto anche a dove viviamo, quindi idealizzi Certo, una città. certo. E si intravedono anche gli interni a volte delle abitazioni dove tu riporti tra l'altro quella che è comunque una tua passione, cioè il design, no? Sì, sono gli oggetti che
che ti danno lo stimolo. E la rappresentazione della città non è tanto la rappresentazione di una città, ma è la rappresentazione del concetto di città che mi interessa. Penso che noi abbiamo il privilegio di vivere su una delle città più brutte del pianeta, e dico privilegio perché comunque sia ci stimola, almeno personalmente, a reinventarla continuamente. Venezia in sé non puoi inventare nulla, è talmente bella, è talmente particolare, è talmente a volte noiosa, mi tocca dirlo, che non ti può stimolare un certo tipo di creatività. Come se fosse cristallizzata. È un po' cristallizzata, ti stimola una poesia, quindi come compito personale mi sono detto mi piace lavorare sul concetto di città e non stereotiparla solamente alla città come la vediamo noi, che è appunto Venezia, e che è molto facile lasciarsi ammagliare dalle sue bellezze. Quindi preferisco essere stimolato da qualcos'altro, ecco, appunto. Avere una visione ideale di Mestre, come potrebbe, diciamo, evolversi per certi versi? Non è un ideale, perché è abbastanza impossibile renderla ideale, è una questione di immaginarla, ed è un allenamento all'immaginazione, perché è una città che appunto non è stata costruita a tavolino, no? C'è un criterio, è un po' scriteriata nelle varie sue forme. Riusciamo a trovarci qualcosa di bello, ma è circoscritto come il tuo negozio, cioè è qui, però poi esci ed è completamente diverso da quello che ti immagini, ma per fortuna che ci sono queste realtà, capito? Che c'è la fantasia, che c'è la stimolazione alla fantasia, altrimenti se ti blocchi, insomma, e cominci a lagnarti, che noi veneziani siamo molto bravi a lagnarsi delle cose che non vanno, non esce più. È vero, ci sono come delle isole belle, ma l'ideale a cui è giusto ambire è in realtà far parte di un arcipelago. Sì, sarebbe già qualcosa, no? Ma tu hai comunque una visione di quello che può essere il futuro a medio, breve, lungo termine della tua professione? Io avevo cominciato a pubblicare i miei libri attraverso le tecniche digitali. Forse sono stato veramente uno dei primi illustratori in Italia a lavorare in maniera così forte sul digitale. E poi in realtà ho fatto il percorso contrario, cioè praticamente mi sono disintossicato, diciamo così, del digitale, per poi ripassare alla forma manuale, che vuol dire le tecniche illustrative. E non era una scelta solamente di lavoro pratico, perché appunto ero stanco di stare davanti a una tastiera a livello proprio fisico, no? Avevo bisogno del segno, della differenza tra una matita e una penna su un foglio, un determinato foglio, quindi il materiale. Quello che ho pensato del futuro è che forse le mie tavole rimangono, cioè è un oggetto, è un poster che attacchi, è una serigrafia, è un quadro, è un'opera. Mi stimola l'idea che secondo me rimarrà sempre il toccarlo. E quindi alla fine torno sempre al foglio, alla matita, ad andare al negozio di colori a cercare la china diversa, a cercarmi il pennarello diverso, perché è quello che veramente mi fa andare avanti giornalmente. Ed è una eredità mia che in una certa maniera accumulo, che però viene apprezzata. Ma un conto è quello che ti chiedono di fare, e quindi lo fai. È la commissione, quella che ti fa pagare le bollette, e c'è un sottomondo che non tutti hanno, questo fuoco che va nel raccontare te stesso, raccontare le cose che fai, le cose che ti passano per la testa, le cose che ti stimolano. Quindi io ho bisogno di quello. È un privilegio, poi. È un privilegio, però è una responsabilità. È un privilegio responsabile. Adesso faccio una citazione corta, come diceva l'uomo ragno: grandi poteri determinano grandi responsabilità.